Non sono rassicuranti i dati relativi ai roghi e alle superfici boschive andate in fumo nei primi mesi di quest'anno. C'è un aumento del 200% rispetto ai primi 6 mesi del 2010. La speranza è che non si ripeta l'annus horribilis del 2007. La campagna nazionale antincendi boschivi inizierà il 15 giugno e terminerà il 30 settembre. La cerimonia inaugurale si è tenuta a Bari. Perché in Puglia? Ma in Puglia perché innanzitutto è una regione e quest'anno volevamo iniziare questa campagna non con una cerimonia romana, ma volevamo stare sul territorio. E per la verità io ho chiesto al presidente dei presidenti, al dottore Errani, se innanzitutto era d'accordo con questa iniziativa e se lui mi indicava una regione che poteva in qualche modo essere anche rappresentativa non solo del sistema di protezione civile ma anche delle problematiche legate all'antincendio. E insieme abbiamo, come dire, concordato sulla Puglia. Nel 2010 la regione più colpita dagli incendi è stata la Sicilia e dopo Sardegna, Calabria, Campania c'è la Puglia con 473 incendi. Ma pronti a intervenire, ecco i mezzi di cui si avvalgono Corpo Forestale e Protezione Civile, 2 Fireboss capaci di trasportare 3.500 litri, un Canadair che carica fino a 6.137 litri e l'elicottero Ericsson capace di contenere fino a 9.000 litri. Oltre ad altri 2 elicotteri militari che operano col cestello. Parole di grande apprezzamento per la Puglia da parte del prefetto Gabrielli che ha consegnato una medaglia alla protezione civile pugliese tramite il governatore Vendola in relazione all'impegno profuso nell'emergenza Abruzzo. Si può parlare di un modello Puglia? Ma guardate, io vado in giro, c'è il modello Toscana, il modello Puglia. Diciamo che questo è il modello a cui noi dovremmo, al di là della connotazione geografica a cui dovremmo in qualche modo riferirci. Disponibilità, accoglienza, organizzazione. Inauguriamo la nuova campagna degli incendi antiboschivi con la serena coscienza di aver fatto straordinari passi in avanti. Oggi, dal punto di vista della sinergia tra tutti gli attori istituzionali e della capacità di attrezzare, formare e coordinare il volontariato, è un punto importante per la protezione civile italiana.